Padre Marciano Morra, al secolo Ferdinando, era nato il 16 febbraio 1929 a Monteleone di Puglia, da Giuseppe e Margherita Morra. Fin dalla più tenera età aveva sentito una particolare attrattiva per la missione sacerdotale e gli stesso raccontava che dopo la richiesta di poter entrare nei seminari di tre congregazioni religiose e il diniego a causa della mancanza di posto e dopo aver dato un aiuto nella gestione del bar e dello spaccio di proprietà della famiglia, durante la predicazione per la novena dell'Immacolata tenuta da un frate cappuccino della provincia religiosa di Foggia, padre Arcangelo Perrotti, fu talmente conquistato che subito disse ai genitori: «Voglio diventare frate cappuccino predicatore». Il 15 settembre 1946 vestì l'abito religioso e il 16 settembre dell'anno seguente emise la professione temporanea dei voti, che confermò per tutta la vita l'8 dicembre 1950. Il 21 febbraio 1954, insieme ad altri 10 confratelli, fu ordinato presbitero dall'arcivescovo di Campobasso, Monsignor Alberto Caringi. I primi incarichi a servizio della provincia religiosa di Sant'Angelo sono stati nel campo della formazione iniziale, prima come vice direttore del ginnasio nel convento di San Severo dal 1954 al 1955, poi come direttore del seminario di Vico del Gargano dal 1955 al 1973 e infine come maestro dei novizi a Morcone dal 1973 al 1974. In questi compiti si è sempre distinto per il suo spirito paterno, ancora oggi ricordato dai suoi ex allievi. La sua azione formativa lo ha reso ben accetto e profondamente stimato nel cuore dei suoi discepoli. Il ministero della predicazione, che ha caratterizzato il secondo periodo del suo apostolato, è coinciso per lunghi tratti con i compiti di governo nel Consiglio provinciale, con la responsabilità della Fraternità e del Santuario di San Giovanni Rotondo e con l'impegno di segretario generale dei gruppi di preghiera di Padre Pio. Dall'8 marzo del 1984 al 17 gennaio del 1985, dopo l'improvvisa morte del ministro provinciale Fra Pietro Tartaglia in terra d'Africa, Padre Marciano ha ricoperto la carica di ministro provinciale facente funzioni, prendendo in mano, in quanto vicario, le redini della provincia religiosa. Conobbe Padre Pio al termine del ginnasio, prima di iniziare il noviziato, in occasione di una gita a San Giovanni Rotondo. Il ricordo di quei giorni è rimasto indelebile per tutta la sua vita e faceva riemergere nei suoi racconti la memoria di un'esperienza paterna del frate stigmatizzato che si era mostrato preoccupato e premuroso verso quei giovani fratini che avevano sperimentato la durezza e le mancanze del periodo della guerra. Il legame con Padre Pio è stato sicuramente segnato dalla guarigione di Papa Giuseppe, che dopo essere stato dimesso dall'ospedale con la diagnosi di una brutta malattia e senza grandi speranze, era andato a San Giovanni Rotondo per incontrare il figlio. Padre Marciano raccontava che papà aveva un tumore ai polmoni e i medici gli avevano dato poco da vivere. Padre Pio lo guardò fisso, poi lo prese per il bavero della giacca e con l'altra mano iniziò a tirargli dei pugni sul petto dicendo: «E chi te l'ha detto che tu stai malato? Tu stai bene, e subito dopo, ora ti saluto, arrivederci». Disse proprio così, raccontava Padre Marciano, arrivederci. Non capii subito cosa volesse dire, ma lo compresi in seguito. Il mio papà aveva i giorni contati e invece guarì e incontrò ancora Padre Pio, ci lasciò 15 anni più tardi per un'altra malattia. Dopo aver conosciuto il mistico confratello, custodire la sua eredità era diventata per Padre Marciano una missione che egli svolse attraverso le numerose pubblicazioni sulla vita e la spiritualità del santo, attraverso i mezzi di comunicazione e con il suo infaticabile apostolato in giro per l'Italia e per il mondo. Il suo essere cappuccino, il suo essere predicatore, gli obiettivi della sua vita si sono legati in maniera indissolubile alla figura e al carisma di San Pio. La sua parola calda e confortante, la sua intelligenza, il suo spirito pratico sono stati al servizio dei devoti e di quanti si sono rivolti e dissetati alla fonte spirituale che il Signore ha donato all'umanità nella figura dello stigmatizzato del Gargano. La sua passione per l'annuncio della parola di Dio ha portato Padre Marciano a svolgere nell'ordine dei frati cappuccini i compiti di segretario nazionale dei predicatori cappuccini e di segretario nazionale per l'evangelizzazione. Durante i suoi servizi fraterni come guardiano del convento di San Giovanni Rotondo e rettore del santuario di Santa Maria delle Grazie, il 23 maggio 1987 ha avuto la gioia di accogliere Papa Giovanni Paolo II
in visita pastorale e il 5 settembre dello stesso anno Madre Teresa di Calcutta e di collaborare alla realizzazione del monumento a Padre Pio, opera dello scultore Pericle Fazzini, nella città di San Giovanni Rotondo. Tali eventi sono la testimonianza di un clima di serena e feconda collaborazione tra la Fraternità dei Cappuccini e le istituzioni cittadine, merito anche delle capacità e dello spirito costruttivo di Padre Marciano. Ma Padre Marciano, dal 2005, è stato anche il volto di Padre Pio TV. Ogni giorno entrava nelle case dei telespettatori per augurare una buona giornata con le sue pillole dedicate alla spiritualità di Padre Pio da Pietrelcina. Grande comunicatore che ha conservato tratti inediti di San Pio nei suoi aspetti meno conosciuti, evidenziando attraverso aneddoti e testimonianze la viva e calda umanità del frate di Pietrelcina. L'ultima fatica televisiva è stato il Santo Rosario del mese di maggio 2020. Durante il lockdown a causa della pandemia dovuta al coronavirus, i frati cappuccini hanno pensato di organizzare un Santo Rosario dedicato ai giovani attraverso i social. Padre Marciano ogni sera donava a tutti il fioretto di Padre Pio. Come primo segretario generale dei gruppi di preghiera di Padre Pio, incarico che ha ricoperto per 18 anni dal 1995 al 2013, nel 2002 aveva incontrato a Buenos Aires il cardinale Jorge Mario Bergoglio, desideroso di conoscere meglio la figura del santo cappuccino. Diversi anni più tardi avrà modo di ricordare quella visita in Santa Maria delle Grazie con Papa Francesco, il 17 marzo 2018. Per i gruppi di preghiera, Padre Marciano ha lavorato intensamente, dedicandosi ad un'accurata animazione ed organizzando una struttura solida, anche dal punto di vista normativo. Era forte il suo attaccamento alla realtà di Casa Sollievo della Sofferenza, come anche alla sua insistenza sul tema della famiglia e sulla necessità di una pastorale familiare. Negli ultimi 5 anni della sua vita, Padre Marciano era in cura per una grave forma di leucemia, che però non aveva interrotto la continuità del suo apostolato. Celebrare l'Eucaristia in pubblico, ascoltare le confessioni, dare la sua disponibilità per le catechesi in televisione, accettare qualche predicazione. Non è mai venuto meno il delicato compito dell'ascolto e del conforto dei tanti che fino all'ultimo momento si sono rivolti a lui. Quello spirito paterno e premuroso che aveva ammirato nel Santo Confratello diventa in Padre Marciano anche il suo stile, il suo modo di essere, con tutti, con i fedeli, con gli amici, con i confratelli, anche con i più giovani, rendendosi sempre disponibile come punto di riferimento, come consigliere. Il coronavirus, che ha toccato gran parte della Fraternità di San Giovanni Rotondo nel 2020, lo ha costretto a 2 ricoveri in ospedale. Superato anche il Covid, sono emerse altre fragilità fisiche che lo hanno costretto all'ultimo ricovero a Casa Sollievo, dove nella giornata del 17 gennaio 2021 Padre Marciano ha raggiunto la pace dei giusti. Avrebbe compiuto 92 anni di età il 16 febbraio 2021, ma come aveva anticipato un anno prima nell'omelia del suo compleanno, si era preparato al momento della morte. Diceva che si aspettava di giungere alla porta del cielo, di bussare e di trovare ad aspettarlo ed accoglierlo la Vergine Maria che ha sempre amato. E adesso mi aspetta dietro la porta e mi prenderà per mano, magari insieme a San Pio, e mi porterà davanti al trono di Dio e dirà: Padre, è mio figlio, amalo come ami me.